Giovedì 1 febbraio, dal Vangelo secondo Marco. Chiamò 6 dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Il modo con cui Gesù manda i discepoli in missione per annunciare il regno di Dio e per guarire i malati assomiglia tantissimo alle caratteristiche con cui il popolo di Israele è uscito dall'Egitto. Gesù invia questi semplicemente con un bastone e nessun tipo di provvista, poverissimi di mezzi, un po' come il popolo di Israele che uscendo dall'Egitto non aveva niente. E forse potremmo paragonare questo invio in missione di Gesù come un nuovo esodo, una nuova uscita dalla schiavitù verso la libertà, la schiavitù di se stessi e la terra promessa, la libertà nei confronti dell'approccio con gli altri. Gesù manda questi discepoli a due perché incontrino le persone e dice, no, che i discepoli partiti proclamavano la conversione, scacciavano demoni, ungevano infermi e li guarivano. In questo nuovo esodo Gesù invita i discepoli a uscire da se stessi ed andare verso l'altro, l'altro che ha bisogno di attenzione, di aiuto, di cura, di premura, di vicinanza, di donazione. Ecco, forse è una parola che ci tocca da vicino. Forse anche noi oggi siamo chiamati a compiere questo nuovo esodo, uscire da noi stessi per arrivare verso l'altro, non semplicemente per filantropia, perché è buona cosa, ma perché spinti da Gesù, è Lui che manda. È Lui che manda senza tutta questa ricchezza di mezzi, perché appaia grandemente che la forza del discepolo viene da colui che lo manda. La forza del mandato sta nel mandante, la forza del discepolo non sta nelle sue capacità, nei suoi mezzi, nelle sue potenzialità, ma nel fatto che è mandato da Cristo. Allora anche noi siamo chiamati ad andare ogni giorno nella nostra vita, ad uscire da noi stessi e ad andare verso l'altro, spinti dall'amore grande di Cristo, raggiunti dall'amore per poter donare amore a chiunque.